Francesco, buongiorno. Ci siamo proprio a tavola, anche un po' di vino. Certo, goccioli, avevo pochino, guarda, questo è come per me se fosse un digestivo, un amaro. Stile trattoria toscana, perché qui siamo in una trattoria. Mica abba vino, ma sempre un goccioli per volta, perché mi gira la testa, con di più, non lo posso dire. È una trattoria toscana. Altra è trattoria, ma trattoria proprio osteria. Osteria. Infatti io sono a mangiare con l'oste, certo, che è la cosa migliore. Senti, io ho ordinato. Sì. Un pochino di spalla che mi è bella arrivata, è proprio buona. Questa è una spallina di 24 mesi, che io sono per tagliarla a coltello, però questa va fatta alla frittatrice perché col coltello non ce la fa. Una spallina nostrale tirata benissimo, intorno c'è anche tutta la muffa che gli va levata anche a questa spalla. Senti, poi ho preso la minestra sui fagioli, che secondo me fagioli qui a Pistoia. Sappi che la minestra di fagioli io ho iniziato a rifarla negli anni 70 e non ho più rismesso. Ti potrei ancora raccontare una storia velocissima, che durante la guerra la gente aveva altro che fagioli, riso, baccalà e basta. La guerra è finita nel 45, 50, 60, è passato 25 anni. La gente non voleva sapere, non voleva sentire parlare né di fagioli, né di trippe, né di baccalà. Dopo 25 anni però te l'avevi voglia. Io ho riniziato con la mia mamma a Capostrada nel 70 circa, a rifare questa minestra di fagioli, che è stata una bomba, addirittura una bomba è paurosa. È il piatto della mia vita, potrei dirti, la pasta e il fagioli. Se mi dici a cosa dedichi la tua vita, alla minestra di fagioli. Poi ognuno, nel senso di cucina parlo, La famiglia. Senti, partiamo con un bel soffritto per farlo. Si fa un bel soffritto con tantissimo aglio, più di quello che tu pensi. Metticene il doppio, ci metti 3 spicchi d'aglio, metticene 6, tanto sparisce dopo. Un po' d'olio d'oliva, poi ci metto solamente un po' di cipolla e poi ci metto la salvia e il rosmarino. E faccio soffriggere tutto così, via via tiro avanti la cottura, poi ci metto un po' di fagioli dentro, metà fagioli passati e li metto dentro e poi lascio il fagiolo a parte e poi ci metto anche un po' di fagioli interi alla fine la cottura, però prima di far finire la cottura un po' di polpa di pomodoro, però la fo bella densa di fagioli, ce ne metto tanti, poi la pasta e fagioli, però ognuno ha il suo tocco personale. A me piaceva farla con tantissimo aglio, come ti ho detto prima, però gli dà sapore, ma non credi, tu ci metti mezzo spicchio, 5 spicchi, l'alito un buco, se ti saldaglio, ti saldaglio, se no tanto, è tutto uguale il risultato. Però poi la densità è importante, anche il tipo di fagiolo che tu usi. Però io la fo spessissime volte o con i fagiolini tipo quelli di Sorana, con i Great Norton, sono dei fagioli piccolini uguali a quelli. Oppure con i borlotti famosi, i soliti borlotti di sempre, però è la densità, a me piace fare la densa, c'è altri che la fanno molto liquida, proprio rosina, ognuno faccia come gli pare, però io ho un dato, una statistica, quando tu mangi un piatto di minestra di fagioli ti deve talmente piacere che se anche tu hai ordinato una bistecca di secondo tu dici mi ridà un altro piatto di minestra di fagioli che non voglio più la bistecca, e dopo due pasta e fagioli se ti è arrivata una letteraccia dell'agenzia delle entrate per 4-5 ore tu sei felice. Senti, che pasta ci mettiamo? Allora, la pasta della minestra di fagioli è nata con gli avanzi del cassetto un secolo fa, ne metti tu tutte le paste. È qui che ti volevo portare. Che devi fosse preparato. Senza però, guardare alla cottura, quella che cuoce prima, quella che cuoce dopo. Un po' al dente, un po' scotta. Ma questo è tutto bello, anche tutta scotta va benissimo, se è avanzata il giorno dopo va bene fredda, riscaldata, va bene d'estate, d'inverno. Il massimo della libidine è un bel goccio di olio, un bel cid d'olio e del pepe fresco possibilmente macinato lì per lì. E col pepe fatto in capanna, però una cosa importante è anche dei pezzettini di pane dentro e girati bene quando è calda, quella fredda non ci si può mettere. Vabbè. Senti, poi come secondo io ho visto il tuo menù. Sì. Ero e sono un po' indeciso. O la trippa o il peposo. Sì. Che male vada, secondo me si asca bene in tutti i modi. L'ho fatto tutte e due, guarda, c'ho una teglia di trippa di là paurosa, saranno 50 e anche il peposo. Sa parlare del peposo, la trippa più o meno la fanno un po' tutti, sì. Parliamo del peposo, ti voglio far sentire. Io ti fo il peposo con meno roba possibile, come l'ha insegnata una signora ormai chissà se c'è più, una ventina d'anni fa. Senti, che taglio, se ce lo vuoi dire, che taglio usi per il peposo? No, io ti dico che taglio va usato, uno che non usa il mio taglio è imbecille. Sono arrivato, è cattiva, perfetto. Questa è cattiva, no, per il peposo ci vuole solamente il muscolo, anche per tutti gli spezzatini. Chi usa altri tagli sta facendo un altro, è come se tu facessi una bistecca alla fiorentina nel coscio, una bistecca alla fiorentina nel coscio non torna, il peposo ci vuole il muscolo, se no non ti viene piatto, salta tutti i piani, salta regolamenti,
perché il peposo la prima cosa che non vuole l'olio. Perché non vuole l'olio? Perché la carne del peposo è fatta tutta col muscolo, è un punto di carne filamentosa, è piena di cartilagini piccolissime che a quando la tagli sembra grassa, poi alla fine del, quando la porti in tavola non c'è un filo di grasso. Durante la cottura questa carne si scioglie, questi grassi si sciolgono tutti. Il taglio della carne va fatto, direi, come una noce, tutti i pezzettini come una noce, o si mette tutto in una teglia, il massimo serve un tegame di coccio. Il vero peposo va cotto sul, dentro il forno, si può fare anche nel tegame, ma il vero peposo va cotto nel forno. Si mette nel forno e poi ci si mette dentro una manciatina di spicchi d'aglio, un cucchiaino di pepe in grani, un litro di vino da pasto, vino normale da pasto a 12 gradi, non, guai vini particolari. Poi ci ho messo un po' un altrettanto brodo, cioè se non c'è brodo ci metti acqua e dado. Però l'importante è coprire, livellare la carne con questi liquidi, sia va bene? Coperta, via, in partenza. Poi il sale, ci aggiusti un pochino di sale, poco sale, è meglio aggiustare gli ultimi, gli ultimi 10 minuti si riaggiusta il sale. E la conserva, l'ho detta la conserva, no, no, la, diciamo. La conserva, non vuole il pomodoro o pomodoro la conserva, anticamente non c'erano le conserve né pomodoro né peposo, eh? Certo. Però poi ci si mette la conserva che ci sta anche bene, va cotto in forno. Il peposo è un piatto, talmente tutta la ricetta che ho detto, a farla ci vuole circa 3 o 4 minuti, non di più. Tu butti tutto in forno, ti fa una bella giratina al mercato, un campagna. Ecco, perché poi ci vuole circa 2 o 3 ore. No, anche 4-5 ore ci vuole il peposo. Il peposo va fatto sempre almeno un giorno, 2, 3, 4, meglio ancora, prima di mangiarlo. Se si riposa è meglio. Durante la cottura il peposo, ogni tanto, se tu la vuoi, gli va a fare una visitina, va messa a 80-100, perché dico meglio 6 ore che 4 ore. A 80-90 gradi per 5 secondi, senza cura, tranquillo. Ogni tanto tu ti guardi un bel film alla televisione, stasera tu metti, tu torni a casa alle 6 stasera dal lavoro, tu metti il peposo al forno, all'8 tu lo riguarda, all'11 tu lo riguarda, a mezzanotte tu lo spengi, a cotto 6 ore, tu lo fai oggi che mettiamo il caso, è giovedì, tu lo fai per la domenica o per il sabato. Poi la carne, alla fine, a fine cottura la carne si presenterà nera, nera. Tu dici, ma che succede? Rimuovendo un po' la carne fra i liquidi riprende un pochino di colore, schiarisce e tu ti accorgerai che facendo la carne del peposo non c'è i filamenti che sarebbero in altri punti, è tutta sciolta, va bene? Questa è la ricetta del peposo. C'è chi ci mette altre salvie, all'oro, odori. Il peposo non c'ha un bel nome, diventa talmente buono. Io sono 25 anni e fa peposo, 20-25 anni, è sempre stato. Non cavallo, si è mai lamentato nessuno. No, è un bel cavallo. Tanti mi dicono, ora sento il peposo, ma tu lo fai? Mi torna dei piatti puliti, che a volte in cucina li dico. E il cestino del pane, 3 o 4 viaggi. Esatto, li dico in cucina a volte. Questo piatto non lo rigovernate, l'ha già pulito il cliente, tanto per ridere. Va bene? Bene, perfetto. Ti lascio, tanto avremo modo ancora di chiacchierare. Certo, che sia stato un piacere, va bene? Bene, ciao Francesco, grazie.